Ben ritrovati cari amici telespettatori, molta cronaca nell'edizione di oggi. Sono tre i militanti anarco-insurrezionalisti arrestati dai carabinieri del ROS, sarebbero gli autori dei tre plichi esplosivi indirizzati nel 2017 a tre magistrati, tra i quali due della Procura di Torino. Sentiamo. Tutto pare sia iniziato nel 2016 con un attentato alla stazione dei carabinieri di Bologna Corticella, che seguiva di pochi mesi l'operazione Scriptamanent, dove gli inquirenti avevano iniziato ad attenzionare una possibile matrice terroristica ad opera di un gruppo anarchico. Un filo, quello bolognese, che legherebbe in stretta misura Robert Firozpor, 23enne di origine iraniana, infermiere nel modenese, arrestato insieme a Giuseppe Bruna, 49enne di Agrigento, trapiantato a Ferrara, e a Natasha Savio, 35enne torinese, localizzata in Francia nei pressi di Bordeaux. I tre militanti anarco-insurrezionalisti sarebbero i responsabili dell'attentato per finalità terroristiche o diversione ai danni di tre magistrati che nel giugno del 2017 ricevettero tre plichi contenenti ordigni composti da un meccanismo di attivazione a strappo che per la loro potenzialità potevano attentare alla vita dei destinatari. Un'azione mirata nei confronti di Roberto Maria Sparagna e Antonio Rinaudo, magistrati della Procura presso il Tribunale di Torino, entrambi impegnati in indagini sugli anarchici, e di Santi Consolo, all'epoca direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma. Il triplice attentato è stato inquadrato per tempi e modalità nell'ambito della campagna d'azione lanciata dal documento istigatorio per un giugno pericoloso che era stato elaborato a Roma nell'aprile del 2017 con lo scopo di sviluppare una nuova prospettiva nella lotta anarchica più violenta contro la repressione. Bruno e Savio erano stati ripresi vicino alla chiesa di San Luca a Genova, dove in un negozio gestito da cinesi stavano acquistando le buste all'interno delle quali erano stati poi occultati gli ordigni, e successivamente in un internet point sempre del capoluogo ligure, dove in rete avevano cercato gli indirizzi dei tre destinatari dell'esplosivo. Ma tutti e tre erano anche stati intercettati telefonicamente in quello che gli inquirenti hanno indicato come il tipico modus operandi degli anarchici. Il terzetto è stato arrestato dai carabinieri del ROS, che hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare emessa dal GIP di Milano. Una buona parte del Novese ha rischiato di rimanere senza acqua a causa di un incidente provocato dalla ditta che in Val Borbera, per conto dell'Enel, sta effettuando dei lavori per la posa dei cavi elettrici per la fibra ottica e che, trivellando, ha bucato oltre 2 chilometri di acquedotto. Per fortuna il tubo bucato è stato bypassato e nel frattempo si sta lavorando per ripristinare il guasto, ingenti i danni causati. La società Autostrade ha accolto la richiesta dell'assessorato alla mobilità del Comune di Genova di anticipare di 30 minuti ogni mattina la riapertura al traffico della galleria Pallavicini sulla A10, dove sono in corso lavori di sistemazione. La galleria dunque rimarrà chiusa fino a ultimazione dei lavori dalle 21:30 alle 5:30 e non dalle 22 alle 6 come era in precedenza. La variazione sarà in vigore già a partire da questa sera. Lo fermano per un controllo e, una volta portato in questura, aggredisce un poliziotto morsicandogli un dito e portandogli via la prima falange. L'episodio si è verificato in via Passobuole a Torino, dove una volante ha bloccato un nigeriano di 23 anni già con precedenti penali. Accompagnato in questura per l'identificazione, il giovane ha aggredito un agente. Con un morso gli ha staccato la prima falange dell'anulare. Il nigeriano è stato arrestato, mentre il poliziotto è stato portato in ospedale per le cure del caso. E sempre la Polizia di Genova, questa volta in collaborazione con la Procura della Repubblica, sia quella genovese che quella di Cannes, e con personale della Police Nationale francese, ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo nei confronti di Mourad Jeridi, nato a Cannes nel 1987, perché è indagato per 4 episodi di violenza sessuale avvenuti nella zona di Cannes tra il 1 giugno 2014 e l'11 maggio del 2019, nonché per l'utilizzo abusivo di segni distintivi tipici delle forze di polizia al fine di commettere delitti. Ed era proprio vestito da poliziotto che l'uomo adescava le prostitute, costringendole così, mediante violenze e ricatti di vario genere, a consumare rapporti sessuali con lui a bordo della sua autovettura.
Quando si è sentito braccato, ha lasciato il territorio francese, si è diretto verso il capoluogo ligure, dove però è finito poi in manette. Circa 2 mesi di indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Imperia hanno consentito di smascherare le attività di un incensurato 49enne originario della provincia di Potenza che da anni abitanti in Liguria e il quale come una sorta di dottor Jekyll e Mr. Hyde di giorno lavorava in cantiere e di sera spacciava droga. I poliziotti lo hanno arrestato in flagranza appena dopo aver ceduto mezzo etto di hashish a un suo cliente abituale, lo stesso a cui era stato già sequestrato un analogo quantitativo di droga nel marzo scorso, dopo un controllo che aveva fatto scattare l'indagine nei confronti dell'insospettabile pusher. Nell'abitazione dell'arrestato, i poliziotti, oltre a 400 grammi di hashish e somme di denaro ritenute provento dello spaccio, hanno anche sequestrato una pistola automatica carica calibro 45 perfettamente funzionante, un altro caricatore con all'interno altrettanti proiettili e diverse scatole sempre di munizioni. E c'è stato anche un altro arresto, sempre per detenzione di armi illegali. Questa volta il fatto si è verificato in provincia di La Spezia, Santo Stefano Magra, dove la locale squadra volante ha sequestrato a Massimo Foschi, di 51 anni, 2 fucili alterati e oltre 300 pallottole. L'uomo ieri pomeriggio, mentre si trovava in un bar di Via Veneto, era stato portato in ospedale perché in evidente alterazione psicofisica e successivamente ricoverato nel reparto di psichiatria. Addosso i medici gli hanno trovato un proiettile e da qui la perquisizione nella sua abitazione da parte della polizia amministrativa che ha trovato un vero e proprio arsenale. Foschi è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni. Bene, lasciamo questa lunga pagina di cronaca, lo scenario europeo dell'agricoltura alla vigilia delle elezioni. È stato il tema dell'incontro promosso da Confagricoltura Alessandria che si è svolto alla Camera di Commercio, preceduto dall'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche. Presidente provinciale è stato riconfermato Luca Brondelli di Brondello. Ma diamo il servizio. Il dottor Cesare Tabacchini, dello staff di presidenza di Confagricoltura, oggi ha presentato lo scenario agricolo post elezioni del 26 maggio. Quali sono i punti salienti? I punti salienti sono che subito dopo le elezioni di domenica il Parlamento europeo dovrà affrontare 2 dossier essenziali per il futuro delle imprese agricole italiane. Il primo è la riforma della politica agricola comune, un dossier che è già sul tavolo ma che dovrà poi essere portato al traguardo dal nuovo Parlamento. Probabilmente ci sarà qualche ritardo che consentirà nell'entrata dell'applicazione di approfondire una serie di punti critici che questa riforma presentata dalla Commissione uscente ha presentato nell'ottica italiana. E poi c'è l'altro argomento più urgente, che è quello del bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027. La decisione spetta ai capi di Stato e di Governo, probabilmente si deciderà ad ottobre, poi spetterà al nuovo Parlamento confermare o meno queste scelte. È un passaggio essenziale perché, a differenza della politica agricola comune, non si possono rinviare le scelte di bilancio. Abbiamo sul tavolo un taglio dei fondi all'agricoltura che per l'Italia comporterebbero una riduzione di 3 miliardi di euro alle nostre imprese e quindi l'impegno è oggi rivolto a correggere questa proposta e assicurare almeno un'invarianza del bilancio agricolo per i prossimi anni che consenta di fare una riforma più coerente, più propositiva in termini di sicurezza alimentare, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia dei consumatori. È stato rafforzato l'ufficio di Confagricoltura a Bruxelles, per quale motivo? Quindi? Abbiamo di fronte, lo ricordavo, una riforma della PAC, il bilancio dell'Unione Europea fino al 2027, quindi il bilancio agricolo. E quindi è chiaro che bisogna essere presenti, propositivi ed efficaci laddove queste scelte saranno fatte. Luca Brondelli è presidente di Confagricoltura Alessandria dal 2013.
Oggi è stato rinnovato di nuovo alla presidenza, quindi rinnovo cariche per la terza volta. Qual è la sua impressione a caldo? Beh, sicuramente c'è soddisfazione per il modo in cui è avvenuto il rinnovo. Sappiamo tutti che anche il nostro statuto ci impone 3 mandati, quindi questo sarà l'ultimo. Fino all'ultimo minuto lavoreremo tutti assieme con la mia squadra per fare il meglio per l'associazione e ovviamente per garantire un giusto ricambio che è normale che ci sia in tutte le associazioni e che ci sarà anche alla fine di questo ultimo triennio. Degli imballaggi in acciaio è stata premiata dal Consorzio Nazionale Ricrea, che in questi giorni sta facendo tappa in più località italiane per informare i cittadini sulla sostenibilità di questo materiale. La media piemontese nell'ultimo anno è stata di 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale che è di 3,21. Alessandra Dalla Ca. È stato Capitan Acciaio in persona a conferire al sindaco di Asti Maurizio Rasero e alla sua città l'Oscar della raccolta differenziata degli imballaggi di questa lega che si ricicla all'infinito. Il riconoscimento è stato assegnato dal Consorzio Nazionale senza scopo di lucro Ricrea. Oggi si parla tanto di economia circolare e direi che l'acciaio è un elemento, è una materia prima che sposa perfettamente i principi dell'economia circolare. Noi come Consorzio Ricrea l'anno scorso abbiamo raccolto e riciclato il 78,5% dell'immesso al consumo, che è un risultato straordinario, che consolida i risultati degli anni precedenti. Oramai negli ultimi 10 anni ci siamo attestati su un tasso di riciclo che è superiore al 75%. Pensiamo che l'obiettivo di legge era il 50%, pensiamo che la nuova direttiva europea sull'economia circolare, che dovrà diventare legge nei prossimi 2 anni, stabilisce per il 2025 un obiettivo del 70%, vuol dire che noi già siamo oltre questo obiettivo e siamo molto vicini a quell'80% che è la nostra sfida per i prossimi anni. L'economia circolare è essenziale per 2 ordini di ragioni. La prima è per salvaguardare l'ambiente: più si riesce a differenziare, a recuperare non solo l'acciaio che è l'oggetto di oggi, ma la plastica, la carta e tutto il resto, e più l'ambiente sarà preservato perché non saranno necessarie discariche, non saranno necessari inceneritori. La seconda ragione è perché al termine dell'economia circolare chiaramente i costi saranno ridotti. Più noi riusciamo a raccogliere in modo differenziato tutto quello che viene abbandonato, diciamocelo sinceramente, per strada, sulle piazze, nei giardini, eccetera, più riusciamo a raccogliere e meglio è. E Asti sorride per il traguardo raggiunto. Siamo particolarmente felici di ricevere questo premio che in qualche modo va a premiare, se mi passate il termine, la fatica che in qualche modo i nostri concittadini fanno tutti i giorni nell'andare a fare una raccolta differenziata seria come deve essere effettuata. La RAI dedicherà uno speciale alla musica e al genio del compositore tortonese Lorenzo Perosi. La notizia è stata comunicata nell'abbazia di Ribalta Scrivia in occasione dell'apertura di Youth 2019, il festival dedicato alle orchestre giovanili organizzato nell'ambito del Perosi Festival. Ancora Alessandra Dalla Ca. Lasciatevi trasportare dalla musica, lasciatevi coinvolgere dal genio musicale di Lorenzo Perosi. È stato questo l'invito di Don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival 2019, raccolto dal pubblico che ha affollato l'abbazia cistercense di Ribalta Scrivia a Tortona in occasione del primo di 3 concerti inseriti nell'ambito della terza edizione di Youth, Festival delle Orchestre Giovanili. Ed è stata quella del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, diretta dal maestro Giuseppe Ratti e accompagnata al pianoforte dal solista Claudio Berra, a cimentarsi per la prima volta in Perosi e nella suite numero 5 Tortona. L'opera, eseguita da 48 giovani talenti che hanno all'attivo oltre 100 concerti sul territorio e la cui fama ha raggiunto l'Europa, era stata l'unica nel 1908 ad essere stata eseguita alla presenza del sacerdote tortonese. Lui
Compositore dal carattere mite e a volte conflittuale, molto esigente con se stesso e con la sua musica, alla continua ricerca dell'accordo perfetto, era profondamente stimato dall'amico Arturo Toscanini, un altro genio della musica italiana, il quale si raccomandò ad aver cura degli spartiti di Lorenzo Perosi. E sempre Perosi, durante l'estate, verrà omaggiato dalla RAI, che grazie ad uno speciale curato dal regista Fausto Caviglia, proporrà sul piccolo schermo la suite numero 4 Messina, eseguita in prima mondiale proprio nella città siciliana lo scorso 27 aprile dall'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Torino. La suite numero 5 Tortona di Perosi è stata preceduta dal concerto numero 23 in La maggiore K488 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, mentre la parte finale della performance musicale si è espressa sulle note di Franz Joseph Haydn e della sua sinfonia numero 100 in sol maggiore militare. Youth 2019 torna all'Abbazia di Rivalta domenica 26 maggio alle 18 con l'Orchestra Sinfonica e Coro Gabriel Fauré del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, diretto dal maestro Amedeo Moretti. Il prossimo 3 giugno, infine, alle 21, l'orchestra del Conservatorio Guido Cantelli di Novara si esibirà al Nuovo Teatro delle Piane di Tortona, che aprirà in via straordinaria. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. È stata presentata a Palazzo Rosso d'Alessandria la 29esima edizione del Gran Prix Bordino, manifestazione automobilistica che riunisce appassionati e collezionisti di auto d'epoca, che coinvolgerà il capoluogo e buona parte del Basso Piemonte dal 7 al 9 giugno. Le anticipazioni tra poco di Fabrizio Mattana nella pagina sportiva, poi le previsioni del tempo. Grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.